Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, vengo a te a chiedere il tuo regno sulla terra. Voglio darti la lode e la gloria, di ordinare tutto nel tuo volere. Conoscerti per tutti, mio Signore, mio Dio, ti do il mio volere, mio Re. Il regno del Fiat Supremo, mio Dio, ti do il mio volere. Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 62, 27 gennaio 1909. Continuando il mio solito stato, dicevo tra me: che vita inutile è la mia, qual è il bene che faccio? Tutto è finito, non ci sono più partecipazioni di spine, di croci, di chiode, pare che tutto è esaurito. Mi sento sì sofferente, tanto che non posso muovermi, è un reumatismo generale di dolore, ma è cosa tutta naturale. Solo resta il pensiero continuo della passione, l'unione della mia volontà con quella di Gesù, offrendo ciò che lui soffrì e tutta me stessa come lui vuole, per chi vuole, e poi non resta altro che una squallida miseria. Dunque, qual è lo scopo della mia vita? Mentre ciò pensavo, appena ha fatto un lampo il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, sai che cosa sei tu? Luisa della Passione del Tabernacolo. Quando ti partecipo le pene, sei ancora del Calvario. Quando no, rimani del Tabernacolo. E vedi com'è così. Io nel Tabernacolo niente do di esteriorità, né di croci, né di spine. Eppure l'immolazione è quella dello stesso Calvario, le preghiere sono le stesse. L'offerta della mia vita continua ancora. La mia volontà non ha cambiato in niente, mi brucia la sete della salvezza delle anime, sicché posso dire che le cose della mia vita sacramentale, unite con la mia vita mortale, stanno sempre ad un punto, non sono scemate in nulla, ma però è tutto interno. Sicché se la tua volontà è la stessa di quando io ti partecipavo alle mie pene, le tue offerte sono simili, il tuo interno è unito con me, con la mia volontà, non ho ragione di dirti che sei Luisa del Tabernacolo, della Passione del Tabernacolo,
con questa sola differenza, che quando li partecipo delle mie pene, prendi parte alla mia vita mortale ed io esento il mondo dai più gravi flagelli. Quando non te le partecipo, flagello il mondo e tu prendi parte alla mia vita sacramentale. Ma sempre una è la vita. 28 gennaio 1909, capitolo 63. Avendo letto un libro dove parlava della varietà dei modi di operare interiormente e come Gesù ricompensava queste anime con capitale grande di grazia e con sovrabbondanza di amore, onde io paragonavo tutto ciò che avevo letto ai tanti modi e ai tanti atti svariati che Gesù mi aveva insegnato nel mio interno, che messi a confronto con quelli del libro mi parevano tanto vasti quanto può essere il mare a confronto di un piccolo fiume. E dicevo tra me, se ciò è vero, chissà quanta grazia verserà in me e quanto bene mi vorrà il mio sempre amabile Gesù. Onde trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il buon Gesù e mi ha detto, figlia mia, tu non sai bene ancora che significa essere eletta vittima. Come io con l'essere vittima racchiusi in me tutto l'operato delle creature, le loro soddisfazioni, riparazioni ed adorazioni, ringraziamenti, sicché per tutti e per ciascuno io feci ciò che loro erano tenuti a fare, così essendo tu vittima è inutile paragonarti agli altri, dovendo racchiudere in te non il modo di uno, ma la varietà del modo di ciascuno. E dovendo io farti supplire per tutti e per ciascuno, di conseguenza ne viene che debbo darti la grazia, non che do ad uno solo, ma la grazia da equivalere a quello che do a tutto l'assieme delle creature. Quindi anche l'amore deve superare tutto, quello che voglio a tutto l'assieme delle creature, perché grazia ed amore vanno sempre uniti insieme, hanno un solo passo, una sola misura, un solo volere. L'amore tira la grazia e la grazia tira l'amore, sono inseparabili. Ecco perché tu vedi il mare vastissimo che io ho messo in te ed il piccolo fiume negli altri. Io ne sono rimasta sbalordita, paragonando tanta grazia, tanta mia ingratitudine e a tanta mia cattiveria. 30 gennaio 1909, capitolo 64. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa. Mi pareva di vedere un'anima nel purgatorio, mia conoscente, ed io le dicevo: vedi un po' come sto innanzi a Dio, ci temo tanto, specie dello stato in cui mi trovo. E quella mi ha detto, ci vuole niente a sapere se stai bene o male. Se tu apprezzi il patire, stai bene, se no stai male. Perché chi apprezza il patire apprezza Dio, ed apprezzandolo non si può mai dispiacergli. Perché le cose che si apprezzano, si stimano, si amano, si tengono care, custodite più che se stesso. E può essere mai possibile che uno voglia male a se stesso? Così è impossibile che si possa dispiacere a Dio apprezzandolo. Quando dopo appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto, figlia mia, le creature in quasi tutti gli eventi che succedono vanno ripetendo e dicendo sempre, e perché? E perché? E perché? Perché questa malattia? Perché questo stato d'animo? Perché questo flagello? E tanti altri perché. Ma la spiegazione del perché non è scritta in terra ma in cielo, e là la leggeranno tutti. Sai tu che cosa è il perché? È l'egoismo, che dà il cibo continuo all'amor proprio. Sai tu dove fu creato il perché? Nell'inferno. E sai tu chi fu il primo a pronunziarlo? Un demonio. Gli effetti che produsse il primo perché furono la perdita dell'innocenza nello stesso Eden, la guerra delle passioni implacabili, la rovina di tante animi, i mali della vita. La storia del perché è lunga. Basta dirti che non c'è male nel mondo che non abbia l'impronta del perché. Il perché è distruzione della sapienza divina nelle anime. E sai tu dove sarà seppellito il perché? Nell'inferno, per renderli irrequieti in eterno, senza dar loro mai pace. L'arte del perché è guerreggiare le anime senza dar loro mai pace.
tregua. Ecco, con questo capitoletto che abbiamo appena letto, spettacolare, finisce l'ottavo volume, finisce alla grande con questa lezione di Gesù, che questa dobbiamo proprio mettercela bene in testa. Ecco, scolpire queste parole nella nostra anima, non dimenticarle e non trasgredirle mai, nel senso che la parola perché, cominciando da quest'ultimo, deve scomparire dal nostro vocabolario. Cominciando sempre da questo punto, poi lo riprenderemo al termine della meditazione, è cosa molto diversa chiedere un perché di pretesa, quindi come se Dio dovesse dare spiegazioni, oppure in questi giorni di Natale stiamo contemplando il cuore di Maria, no? Che meditava le cose serbandole nel suo cuore. È diverso il perché di sfida a Dio da quella ricerca umile, ecco, e paziente che noi, anche attraverso gli eventi della vita, anzi soprattutto attraverso gli eventi della vita, umilmente cerchiamo, perché Dio ci parla attraverso gli eventi della vita, ci ammaestra, ci istruisce, no? E è cosa buona, per quanto possibile, purché sia fatto con umiltà, ecco, e senza mai spirito né di curiosità né pretesa che Dio dia spiegazioni, che non è tenuto a dare. Però è importante il nostro dialogo fecondo con il Signore nella nostra vita, ecco, perché Lui ci parla attraverso tante cose, no? Ci illumina, ci guida, ci ispira. E noi nel silenzio non dobbiamo chiedere a Dio perché, ma attenzione, ma dobbiamo capire quello che Lui sta facendo con noi. Questo certamente sì, dobbiamo provarci almeno, per fare sempre più e sempre meglio la sua volontà. Quando poi qualche cosa non si capisce, va benissimo, va bene, va benissimo lo stesso, senza nessun tipo di problema, senza mai avere pretese. Perché il Signore ci fa capire quello che è bene che noi capiamo, e quello che vuole che noi capiamo, perché possiamo fare sempre più e sempre meglio quello che Lui vuole. E ci tiene all'oscuro di ciò che non vuole che capiamo, appunto perché la risposta è perché si legge in paradiso, a tutti perché, e non in questo mondo. Ecco, questo è un atteggiamento fondamentalissimo, proprio di abbandono totale, no? Nelle mani dell'Altissimo. Facciamo un passo indietro, che tra l'altro è perfettamente consono, perché i capitoli che hanno preceduto, anche se sono evidentemente, no, molto autobiografici per quello che concerne l'esperienza del tutto peculiare di quest'anima, Luisa della passione del tabernacolo, oppure cosa significa essere vittima, è evidente che sono cose molto personali. C'è però un però, che spero sia stato colto, no? Il però è l'interiorità, è la vita interiore. E che caratterizza lo stile di chiunque voglia appunto imparare a dialogare con il Signore e a tendere verso la santità. C'è un passaggio del primo paragrafo dove Gesù, spiegando la sua vita sacramentale e affermando l'identità della sua vita sacramentale con quella reale, con quella mortale, spiega che l'unica differenza, l'unica, è che nella vita sacramentale è tutto interno. Noi dobbiamo contemplare profondamente il mistero di Gesù Eucaristia, no? Dove non si vede nulla, non si ode nulla, eppure, come ha spiegato Gesù, riprendo testualmente alcune sue espressioni, nel tabernacolo niente d'odi e esteriorità, né di croci né di spine, eppure l'immolazione è quella dello stesso Calvario. Le preghiere sono le stesse. L'offerta della mia vita continua ancora. Dove? Nell'interiorità. L'occasione per approfondire e per ricevere la spiegazione dell'essere vittima è data da Luisa dalla lettura di questi libri che parlano della varietà dei modi di operare interiormente.
E Luisa che paragona, dice, questo che ho letto è niente in confronto a quello che Gesù mi ha insegnato, ma sempre su cosa? Sull'operare interiormente. E io sono ormai sempre più convinto, proprio convintissimo, a parte il fatto che devo ringraziare quello che ho imparato da questi scritti, perché certamente, insomma, non è che non avessi mai sentito parlare di vita interiore o che non provassi a coltivare la vita interiore, insomma, questo sarebbe una bugia. Però alcuni aspetti della vita interiore, soprattutto l'importanza fondamentale della vita interiore e anche alcune modalità del tutto peculiari per viverla, a mio avviso, si imparano in questi scritti. Cioè, quando Gesù spiega, dice, guarda che, cioè, il discorso è questo qui, cioè, tu non ti devi stare a preoccupare che non vedi, cioè, l'occasione del primo punto di Luisa era, ma io che ci sto a fare? La mia vita è inutile. Dice, ma come prima mi facevi soffrire la passione, mi davi le spine, le croci, ci stanno negli scritti da tutto, no? Gesù la crocifigge, si toglie la corona di spine e gliela mette in testa, delle cose grosse, insomma, no? Molto dolorose, ma mettiamoci nella testolina, insomma, di quest'anima, insomma, si sente utile sicuramente, nel senso che se Gesù mi fa partecipare della sua passione, vuol dire che sta facendo una montagna di grazie alle anime. Noi diciamo, però adesso non ci sta più niente. Ma Gesù dice, non fa niente che non ci sta più niente. Non è che non ci sta più niente. Tu stai facendo la stessa cosa diversamente perché adesso la mia volontà dispone questo, punto e basta. Punto e basta. Cioè, c'è un tempo di un'immolazione dolorosa e c'è un tempo di un'immolazione silenziosa che poi in Luisa assumeva tante forme, no? Anche per esempio i tempi di assenza di Nostro Signore, no? Oppure l'apparente scorrere di giornate, come le dice. Ma io che ho fatto tutt'oggi? Non è che non faceva i suoi giri nella Divina Volontà, faceva qualche piccolo lavoretto, la notte la passava rintorpidita, poi veniva, cioè, quindi, ma questo non è fare niente, d'accordo? Ora, l'importante è che tutto questo sia sempre qualificato e riceva valore davanti al Signore da cosa? Dall'interiorità, dalla vita interiore. Perché tutto, cioè, quello che dà importanza a queste cose è il modo con cui le si vive, le si offre a Gesù, ne si fa oggetto di dialogo con Lui, di offerta con Lui, di colloquio con Lui. D'accordo? Questo è l'importanza fondamentale della vita interiore, l'importanza fondamentale della vita interiore. E anche l'altra caratteristica fondamentale della vita nel divin volere, che la rende, a mio avviso, tra l'altro, particolarmente non soltanto affascinante, ma certamente feconda, che è il nascondimento. Perché dall'interiorità deriva, cioè, tante volte nelle catechesi, nelle meditazioni abbiamo visto questa cosa, un'anima che vive nella divina volontà, cioè, non è che tutto, non si vede nulla fuori. Chi vede è Dio e vede dentro. Ma questo stare sotto lo sguardo di Dio e quindi non apparire al di fuori, a mio modestissimo avviso, è una delle garanzie più certe dell'autenticità di un cammino che uno sta facendo. Perché per quanto noi possiamo essere umili, se una cosa appare di fuori, noi siamo contenti che qualcuno se ne accorga e che pensi che siamo santi. Se uno è sincero con se stesso e entra nel cuore, a meno che non abbia già raggiunto una santità da un altro pianeta, sta cosa un pochino ci sta. E quando questa cosa è completamente distrutta perché non è possibilità di farla vedere perché è tutto nascosto, è tutto all'interno, che significa? Significa che quello che ti importa è che Dio sappia, che Dio ascolti, che Dio veda, che Dio ti conosca. Ma questo vuol dire diventare santi? Sicuramente. Di questo Gesù ne parla tante volte nel Vangelo, no? Anche quando parla delle opere penitenziali, nel segreto, non suonare la tromba, non ti far vedere, non lo ostentare, altrimenti hai già ricevuto la tua ricompensa.
Quante volte parla negli scritti che le opere buone, molte opere buone davanti a lui non hanno nessun valore, perché sono fatte non per lui, ma per apparire davanti agli uomini, non per amore suo, ma per amore delle creature, tutte queste cose qui, no? Dov'è che si svolgono queste attività? Dentro il nostro cuore. E io sono tra l'altro fermissimamente convinto, insomma, non mi smuove nessuno da qui, che se una persona veramente vuole entrare in questo mondo, Dio stesso ti porta dentro il tuo interno e ti fa fare un viaggio, un bel viaggio, perché tutte quante le doppie vite, tutti quanti i secondi fini, tutte quante le balle che ci portiamo dentro, tutto, d'accordo? Quello deve uscire tutto fuori nel mio rapporto con Gesù, cioè, d'accordo? Perché deve essere completamente distrutto, io devo capire bene certe cose. E la vita deve essere completamente rinnovata, sotto questo punto di vista. Rinnovata significa che da un certo punto in poi io faccio le cose solo per lui, e ma non, cioè non a chiacchiere, ma sul serio, d'accordo? E non soltanto che non mi interessa di farle notare a nessuno, ma non voglio che lo sappia nessuno, che lo noti nessuno. E la motivazione che mi muove, oltre che lui, è l'amore di lui. E basta. È se lui lo vuole o non lo vuole. E basta. Ma proprio basta. Cioè, la quintessenza della vita nella divina volontà, a mio modestissimo avviso, è questa. Se questo non c'è, tutto il resto vale poco e conta poco. Io invito a ricordare i passi in cui Gesù dice drammaticamente, anche le anime devote, anche le opere buone che fanno, non solo che hanno quasi, a volte mi giro dall'altra parte. E questo vale per tutte, comprese le messe, le comunioni, le penitenze, i digiuni, tutto quello che uno vuole. Perché se non c'è questo profondo spirito interiore, inteso nel modo che abbiamo appena visto, non può formare oggetto di compiacenza da parte di Gesù. Quello che dice a proposito dell'essere vittima, prima di concludere con un altro cenno, è perché deve essere da noi interiorizzato in questo modo. Cioè, Gesù spiega la sovrabbondanza di grazie che aveva dato a quest'anima, perché? Perché quando uno è vittima, e questa è la prima vittima con la V maiuscola, è stata Gesù. Qui non si tratta semplicemente di una santità personale, qui si tratta di farsi carico degli altri. Cioè, l'essere vittima, con l'essere vittima io, dice Gesù, racchiuso in me, l'operato delle creature, tutte le loro soddisfazioni, riparazioni, adorazioni, ringraziamenti, sicché per tutti e per ciascuno io feci ciò che loro erano tenuti a fare. Quindi chi riceve questa chiamata da parte del Signore di essere vittima deve, come dire, concepire, sappiamo, no, che la vittima è concetto che si avvicina molto al concetto di sacerdozio, no? Un sacerdote spende la vita per gli altri, cioè non è soltanto che deve diventare santo, cioè non è soltanto un battezzato, un cristiano come tutti, ma deve fare in modo di essere per gli altri, di mettersi molte volte tra Dio e le persone per, ecco. L'essere vittima è una sorta di partecipazione, ovviamente diversa, perché non sono sacerdote, se non chi riceve il sacramento dell'ordine, ma a questo tipo di austerissimo ministero. Quindi la vittima deve farsi carico, cioè se vede qualcuno che fa un peccato, cioè anche se non lo vede, se lo sa, lei deve ripararlo verso Gesù. Deve fargli un atto d'amore, deve fargli una gentilezza, una mortificazione, deve sentire come, e non so, e deve farlo per Gesù e per quel povero disgraziato che ha fatto quella cosa, per la sua salvezza, che non si rende conto di quello che fa. È evidente che, come un sacerdote ordinato, come sono io, deve ricevere delle grazie supplementari, perché io non posso preoccuparmi della salvezza degli altri se il Signore non mi aiuta. E ci sono delle grazie che si chiamano le grazie di Stato, legate appunto al ministero sacerdotale. Così una vittima non può ricevere la stessa grazia
che ha anche una persona chiamata grande santità come singolo, ma deve riceverne di sovrabbondante perché deve adempiere a questo ministero. Dovendo io farti supplire per tutti e per ciascuno, dice Gesù, di conseguenza ne viene che devo darti la grazia, non che do ad uno solo, ma la grazia da equivalere a quella che do a tutto l'assieme delle creature. E per questa grazia ricevuta, Gesù si aspetta un amore, e qui le anime vittime se lo devono mettere bene in testa, superiore a quello di tutte quante le altre creature. Perché superiore a quello che hanno ricevuto. E questo ricambio d'amore superiore rigenererà questo circolo continuo dell'amore che tira la grazia e la grazia che tira l'amore, generando mari vastissimi. Ecco, questo per noi, ecco, ci deve ricordare che quello che il Signore ci chiede ci attrezza con la grazia sufficiente per darcelo. E si attende, una volta che ce l'ha dato, che noi quella grazia la facciamo fruttificare bene, che non la mettiamo sottoterra, e che a tanta grazia facciamo corrispondere tanto amore. Ecco, richiudiamo il cerchio partendo da dove siamo, finendo da dove siamo partiti, con questa storia del perché. Noi a questo dobbiamo pensarci bene. Perché il peccato che fece Lucifero, se in base alla tradizione di quello che ci è stato tramandato, anche se questo non è magistero autentico della Chiesa, ma è tenuto insomma da vari autori attendibili, quindi lo si può prendere per buono, pur con la dovuta prudenza, Lucifero divenne una belva quando seppe che il Verbo doveva farsi uomo, e il suo perché fu perché uomo e non angelo. E perché io, che sono uno spirito perfetto, dovrei abbassarmi ad adorare Dio che è più grande di me, però in una natura che è infinitamente inferiore alla mia? E perché poi dovrebbe essere scelta una creatura umana nobilitata in questo modo, una natura inferiore alla mia, con la dignità di madre di Dio, e quindi questa diventa superiore a me e io devo pure sottomettermi a questa? Questi sono i perché di Lucifero. Poi c'è il perché dell'Eden, e poi c'è il perché non, perché il frutto proibito, perché questo no, qualunque fosse il frutto proibito. Sappiamo benissimo che anche sul peccato originale ci sono delle dottrine comuni tenute da vari autori che ne danno una, a mio avviso, attendibile lettura. Qualunque essa sia, comunque, ci fu un perché, no? Io ho detto, quello che sappiamo dal testo biblico è: puoi fare tutto meno che una cosa. Il diavolo ha, come dire, ha sollecitato la curiosità di quella cosa, dice, che è, e perché non dovresti mangiare quella cosa? Ah no, perché se la dovessi mangiare, morissi, morirei. Dice, no, non morirai affatto. Guarda che quella cosa lì, il nostro Signore te l'ha privata, perché se te la mangi diventi come Lui, altro che morirai. Sperimenterai la vita, gusterai la vita, saprai cosa significa essere Dio. E qua è la domanda: e perché mi dovrei privare di questa cosa? E sappiamo quello che è successo, eh? E sappiamo quello che è successo, ma le persone che bestemmiano in continuazione. Perché questa malattia? Gesù lo spiega, perché questa cosa, perché questa situazione, perché questo stato d'animo, e perché non mi sono sposato, e perché non mi vogliono bene, perché sto male, perché, cioè, in continuazione. C'è un sacerdote che sente questi discorsi dalla mattina alla sera, insomma, no? Tutti i giorni. Ma attenzione alla cosa di Gesù, sai che cos'è? Perché è l'egoismo che dà cibo continuo all'amor proprio. Cioè, se tu chiedi perché, vuol dire che il Padre Eterno sei tu, al centro sta il tuo io devo avere le spiegazioni, ma tu che devi avere? Non è Dio che deve dare spiegazioni a noi, siamo noi che dobbiamo dare molte spiegazioni a Dio di quello che facciamo, di come reagiamo dinanzi ai Suoi doni e alle Sue grazie, non è il contrario. Ecco, quindi Gesù dice la storia del perché è lunga.
Ma sappi che non c'è male nel mondo che non abbia l'impronta del perché, è una frase forte. Ancora, il perché è distruzione della sapienza divina nelle anime. Cioè la sapienza divina è il contrario del chiedere a Dio perché, lo sappiamo questo, no? Lo sappiamo. E il perché sarà seppellito nell'inferno, perché tra le altre cose, quello che ci lascia intendere Gesù, tra le altre pene accessorie, chiamiamole così, delle anime dannate, sarà anche la mancata risposta a tutti i perché che si porteranno dietro per tutta l'eternità senza averne risposta. A differenza delle anime dei beati, che avendo rinunciato a chiedere a Dio spiegazioni, perché Dio non deve dare spiegazioni. Noi da Dio possiamo ricercare la sapienza è certamente imparare a discernere, a riconoscere quelle motivazioni dell'agire di Dio che sono utili alla nostra santificazione e feconde per il nostro cammino, quando Dio vuole, se Dio vuole, quanto Dio vuole e come Dio vuole. Questo va bene, ma nulla di più. Non andare a chiedere spiegazioni all'Altissimo. Ecco, dobbiamo imparare da Maria Santissima, che stiamo contemplando in questi giorni, l'arte del fiat, perché il contrario del perché è fiat. Cioè la Madonna non ha chiesto perché mi hai scelto a me, d'accordo? Ha detto, cioè, perché mi hai scelto a me? Poteva chiederlo all'angelo, no? Immaginiamo, sembrerebbe anche una cosa umile, no? Ah, perché hai scelto me? Ma io sono una poveretta, ma scegli qualcun altro, signore mio, io declino l'impegno, perché sono una poveretta? Sarebbe stato uno degli atti più superbi che si sarebbero mai potuti concepire, anche se sembrerebbe un atto umile, no? La Madonna ha detto questo, benissimo, fiat mihi secundum verbum tuum, è sempre così, ha detto in tutte le circostanze della vita. Non ha chiesto perché bisogna fuggire in Egitto, non ha chiesto perché bisogna andare di corsa a Betlemme per l'editto, non ha chiesto perché Gesù Cristo è nato dentro una stalla e non c'era nessun ambasciatore ad aspettarlo, essendo non un capo di Stato ma il capo dell'universo, insomma, quindi magari era pure da aspettarsi che qualcuno magari ci fosse, no? Ecco, e così tutta la sua vita. Bene. Ci mediteremo un pochino personalmente, ecco, è molto importante andare a vedere dentro la nostra anima se abbiamo ancora la malattia del perché, eh? Perché la malattia del perché bisogna immediatamente trovare il vaccino, gli anticorpi, le punture, le terapie, perché con questa malattia in paradiso non si entra, si va dritti dritti all'inferno, come ci ha detto Gesù, eh? E quindi non è assolutamente il caso, ecco, di essere leggeri con questa brutta malattia interiore. Bene, oh Santa Vergine Maria, una vita tutta interiore, una vita tutta nascosta, una vita capace di vivere nella divina sapienza, ma di non indagare mai, per nessun motivo, gli arcani dei divini disegni. Il Signore non dice se non a chi vuole, quando vuole, come vuole, senza che nessuno su questo possa interrogarlo, come tu non hai mai fatto. Aiutaci a entrare in questa logica, perché queste disposizioni sono assolutamente necessarie per muoversi nel mondo della divina volontà. Ecco. E dalla tua intercessione speriamo presto di poterle perfettamente acquisire. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fiat Ave Maria.